Quello che noi, oltre che un grande amico, consideriamo probabilmente uno dei più lucidi costituzionalisti che abbiamo nel nostro paese. Allora, muoviamo da, diciamo da una esposizione schematica, perché i temi sono molto intrecciati e poi si finisce per impallarsi sostanzialmente, no? Di fronte a questa apparente irrisolvibile complessità. È una complessità, secondo me, che nasce dalla non completa in nitidezza, no? Nell'impegno incompleto nel vedere la questione in termini che io definisco strutturali. Allora, cerchiamo di precisare innanzitutto, cioè sgombrare il campo da quelle che possono essere delle polemiche tutto sommato abbastanza inutili, e muoviamo da quella che è la questione della uscita a sinistra. È un non senso dire un'uscita a sinistra se noi assumiamo l'uscita dalla moneta unica nei suoi effetti, che noi possiamo definire sul piano giuridico, si dicono conseguenziali, cioè se quello che consegue a quella scelta di tipo politico-giuridico, rammento che sull'uscita dall'euro, per chi ha avuto la pazienza di seguirmi, io ho fatto varie elaborazioni, l'ho ripetuto e l'ho messo nell'ultimo libro per esteso, e faccio notare che si tratta di una scelta che corrisponde a una facoltà necessariamente implicita nella struttura normativa dei trattati, cioè nelle norme specifiche che riguardano la moneta unica, che consentono l'uscita unilaterale degli stati senza bisogno di uscire evidentemente dall'Unione Europea, ma riacquistando quella che si può chiamare lo status di paese con deroga. Cioè questo status è uno status ammesso dalla sistematica interpretazione del trattato, ma anche letterale del trattato, e che secondo i criteri di interpretazione dei trattati corrispondenti al diritto internazionale generale è rafforzata da quella che è la prassi, e quindi lo stato applicativo dei trattati con riguardo ai paesi sia che hanno ottenuto l'exemption, cioè prima di tutto Danimarca e Regno Unito, sia con riguardo ai paesi che comunque non hanno ancora esercitato la scelta di attivare la procedura di adesione all'euro. Quindi abbiamo uno status generale che qualsiasi membro dell'Unione può riacquisire mediante una revoca facoltativa del consenso rispetto all'ammissione nell'area monetaria, che è considerato un atto ampliativo, cioè un beneficio. Tutti i benefici sono rinunciabili dal beneficiario e sarebbe contrario al diritto cogente internazionale considerarlo un vincolo eterno, cioè se qualcosa nel mio interesse, io faccio spesso l'esempio di chi ha una licenza per la vendita di alcolici, che può essere un vantaggio notevole per i guadagni che ci fanno quelli che gestiscono le birrerie, e il quale è sempre libero di rimetterla e di rinunciare a questo beneficio ove lo ritenga. E dalla stessa maniera è configurato oggettivamente dalle norme che riguardano l'ammissione nell'euro in questi termini l'adesione all'euro e di conseguenza anche la revoca. Ma detto questo, l'uscita ha dei riflessi che abbiamo visto, abbiamo accennato prima, conseguenziali, cioè esistono, si applica nel complesso la disciplina che voi ritrovate nell'articolo 139 del testo del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e che implica tutta una serie di cose che praticamente riappropriano in modo prevalente, ecco, la sovranità fiscale e monetaria di un paese. Facciamo un esempio, se due sono i grossi, due per fare un esempio di quelli che sono i più eclatanti: la banca centrale indipendente col divieto di intervenire
sul finanziamento degli stati e di qualsiasi forma di ente pubblico, e il deficit cap stabilito per rinvio dai trattati. Rammento che il deficit cap, quello del 3%, non è stabilito nel trattato, non era neanche stabilito che il tetto all'indebitamento annuale fosse fisso e invariabile per sempre. Sono cose che derivano da altre fonti successive ai trattati. Comunque sia, per quanto riguarda la sanzione dello sforamento di qualsiasi tetto all'indebitamento annuale, del fabbisogno dello Stato, il cosiddetto deficit, non c'è praticamente un sistema sanzionatorio particolarmente stringente nel caso di violazione del 3% per i paesi che non fanno parte della moneta unica. Basta leggersi l'articolo 139 e l'articolo 136. Per quanto riguarda invece la banca centrale con i crismi dell'indipendenza pura, perché l'insulation dal potere governativo che caratterizza le banche centrali indipendenti, così come sono state imposte dall'adozione quasi simultanea del monetarismo dalla fine degli anni 70 in poi in quasi tutto il mondo, e quella insulation ha varie formule organizzative e legislative, ma quella più pura, cioè il divieto d'acquisto, che poi non è il divieto di agire da lender of last resort, da prestatore di ultima istanza, ma è il divieto di agire da tesoriere. Tant'è vero che se uno si va a vedere quali sono i termini del famoso divorzio del 1981, no? Delle lettere che si scambiano Ciampi e Andreatta, si rende conto che là è la funzione di tesoriere che viene eliminata, nonché il potere del governo, democraticamente rappresentativo si suppone, in base alla nostra Costituzione, di dare delle linee di indirizzo sull'esercizio delle funzioni di tesoreria in relazione al collocamento dei titoli, cioè il mercato primario. Ma detto questo, si vede immediatamente che tutto quello che sembra il problema micidiale, in cui insormontabile, in cui noi ci andremo a collocare, per il solo fatto che usciamo dall'euro non avremo più né una vera e propria sanzione per lo sforamento del deficit, tant'è vero, andatevi a vedere i deficit che ha fatto la Polonia o in una prima fase la stessa Ungheria, e per quanto riguarda la banca centrale indipendente invece la sanzione principale, a parte una improbabile procedura di infrazione per mancato recepimento del diritto comunitario, che date le circostanze non avrebbe poi molta vitalità, no? Se la Commissione la avviasse presso la Corte Europea, insomma, a parte questo, la vera sanzione per la mancata adozione del modello di banca centrale indipendente pura, così come l'abbiamo precisata, è quello di non essere ammessi all'euro. Ma se uno esce dall'euro, automaticamente questa sanzione non ha senso, no? Perché ne manca il presupposto che appartiene al passato, no? Allora, queste conseguenze sono solo un esempio, perché mutano praticamente moltissime altre condizioni di applicazione di tutto l'impianto dei trattati europei, tra cui ad esempio quello sugli aiuti di Stato, quello sui limiti, o meglio sui modo in cui sono assoggettati ai principi di concorrenza gli organismi di diritto pubblico che esercitano attività economiche e via dicendo. Quindi sarebbe riaperto sotto molti profili e comunque altamente contendibile tutta la sfera delle possibilità di intervento pubblico nell'economia e anche di espansione della spesa pubblica nel welfare, di spesa pubblica sociale, che oggi sono precluse dal mero fatto di essere aderenti all'euro e di conseguenza a tutti quei limiti che poi trovano sanzione dentro il fiscal compact, che li inasprisce in una progressione che ha l'esclusivo scopo di conservare la moneta unica in vita una volta che è constatato che i suoi inevitabili squilibri delle bilance commerciali dei vari paesi dovevano portare delle correzioni
che vengono prescelte attraverso lo strumento della svalutazione interna che agisce sul mercato del lavoro e sulla deflazione salariale e non corregge nulla perché porta alla deindustrializzazione e quindi alla impossibilità di riguadagnare il terreno perduto per venir meno del substrato economico, cioè prolungate oltre un certo livello quelle politiche, come evidenziava Caffè negli anni 50, 60 e 70, che l'ha fatto sempre in realtà, sono talmente distruttive che non consentono una correzione di questo tipo. All'interno della moneta unica, al di fuori della moneta unica, sono pure operabili strategie di questo tipo, e infatti l'Italia le ha costantemente seguite a partire dall'immediato dopoguerra, con dei rivolgimenti che furono clamorosi perché erano contraddittori rispetto al modello costituzionale adottato in Italia. Allora, questo ci porta a dire che la uscita dall'euro, sul piano delle conseguenze predicate dalla permanenza della normatività suprema della nostra Costituzione, non so se ho detto una frase troppo lunga, ma insomma, uscendo dall'euro le norme della Costituzione si espandono automaticamente e con esse i poteri che sono previsti e che sono anche funzioni, cioè obblighi, poteri e doveri a carico degli organi di indirizzo politico, cioè il governo e il Parlamento. È possibile che l'uscita dall'euro si risolva in un inasprimento neoliberista? È possibile, ma una condizione: che si facciano scelte politiche in concomitanza e in conseguenza dell'uscita dall'euro di segno diverso e incompatibile col riespanso indirizzo costituzionale. E attenzione, questo ci può dare anche l'idea di quanto sia delicato riformare la Costituzione oggi, perché in prospettiva di uscita dall'euro ci blocca in un sistema che nel frattempo è irreversibilmente mutato. Cioè, se io muto l'indirizzo costituzionale, e cioè i principi fondamentalissimi che caratterizzano il modello socio-economico pluriclasse e solidaristico della nostra Costituzione, quando avrò modificato questo sistema prima di uscita dall'euro, con l'uscita dall'euro allora avrò veramente un'uscita che sarà automaticamente neoliberista nella misura in cui la Costituzione è stata smontata. Attenzione, questa conseguenza oggi è un paradosso, attenzione, perché il ragionamento io l'ho cercato di spiegare in mille modi, non è semplicissimo, ma la questione è questa: oggi il modello costituzionale normativo è intatto, non hanno toccato direttamente le norme fondamentali, non le intendono più. Nessuno le interpreta più, neppure la nostra Corte Costituzionale, nel modo che è risultante dai lavori della Costituente. Cioè è caduto in disuso una certa interpretazione, ma questa interpretazione, data la forza normativa della Costituzione, è riespandibile, e questo vale anche in parte per altri paesi oltre all'Italia, altri paesi che hanno adottato costituzioni che poi sono state modificate in più occasioni, che sono state ispirate a gran parte dei principi fondamentali di quella italiana. Quella italiana effettivamente è un modello centrale delle costituzioni dei paesi europei, perlomeno dei paesi europei che l'hanno adottata, non dei grandi paesi, diciamo, europei, perché la Germania ha una costituzione che si può definire neutrale, se non addirittura ordoliberista. Il Regno Unito non ha una costituzione formale, ha semplicemente un insieme di prassi costituzionali che vengono considerate nel loro insieme di livello costituzionale, che sono sicuramente liberali, liberiste. La Spagna ha adottato una costituzione che non è equiparabile alla nostra, ma non scenderò in dettaglio su questo, è quindi in una condizione diversa. Altri paesi invece no. La Francia ha una costituzione che è tradizionalista, ispirata a quelle del 1791, del 1793, che non furono adottate tra l'altro la rivoluzione francese, ci tiene a quella tradizione, comprensibile, ma non ha le clausole della nostra Costituzione, da cui l'enorme importanza di abbattere l'ostacolo della Costituzione democratica italiana, perché è la punta più avanzata, è il nodo che tiene insieme tutto. Abbattuta la Costituzione democratica italiana, crolla ogni possibile resistenza di tipo costituzionalistico.
Questo diverso indirizzo costituzionale che verrebbe adottato sarebbe facilitato dall'attuale riforma, perché l'attuale riforma implica non tanto una velocizzazione che non risulta, insomma, del processo parlamentare, quanto una maggior coincidenza di ogni decisione legislativa, comprese quelle di riforma, quelle di revisione costituzionale, con i desiderata del governo. E il governo a sua volta, anche proprio in base al contenuto che poi andate a vedere l'articolo 70, l'articolo 55 della nuova formulazione, e il governo diventa l'esecutore fedele delle direttive e dei diktat che vengono da Bruxelles. Quindi questa è la sequenza. La Costituzione non viene cambiata nei suoi principi fondamentali oggi, ma si pongono le premesse affinché ciò sia fatto facilmente. Ora, questo diverso indirizzo che potrebbe affermarsi è in realtà un pericolo effettivamente incombente, perché è un indirizzo strutturale, è un elemento strutturale del panorama internazionale. Cos'è questo diciamo, ambiente internazionale? È la cosiddetta governance globale, che trova in vari antecedenti che si svolgono lungo gli anni '80 e che hanno due tappe fondamentali, che sono entrambe collocate nell'87, 86-87, e che sono, da un lato, il cosiddetto Washington Consensus, cioè la fissazione di quelle politiche che sarebbero state imposte possibilmente a tutti i paesi rientranti nel sistema di Bretton Woods, quindi per tutto il mondo, perlomeno quello incentrato sul dollaro, ecco, sul sistema di pagamento internazionale interniato sul dollaro, e poi con l'atto unico che è la prefigurazione del trattato di Maastricht. Qual è la forza, chiamiamo così, politico-istituzionale di questa governance globale che trova in questi atti così forti? Innanzitutto che è istituzionalizzata, cioè per quanto riguarda l'Europa ha una fortissima istituzionalizzazione in obblighi attuali che derivano dai trattati, e di conseguenza sottostante, se sono arrivati fino adesso, nonostante tutti gli effetti deleteri e quasi disastrosi che ha evidenziato anche Moreno nella sua introduzione, vuol dire che non sono questi effetti qualcosa capace di scardinare il motore politico di questo assetto istituzionale internazionalizzato. Perché? Perché sono esattamente gli effetti che volevano, sono esattamente i costi che erano disposti a correre il rischio di sopportare. E questo deriva da un fatto molto semplice, che è quello che proprio parlando di internazionalismo evidenziano non solo Marx, ma lo stesso Engels, Lenin e anche Rosa Luxemburg. Poi non ho il tempo di darvi le precise citazioni di questi illustri antecedenti di sinistra, e cioè che la solidarietà di classe fra pochi soggetti che hanno condizioni piuttosto omogenee, cioè la detenzione del capitale finanziario, è estremamente facile, e quindi è molto facile che si accordino. Si accordino su che cosa? Sull'affermazione della libertà nel senso neoliberista, che è libertà da, cioè in pratica va sempre ribaltato in base al principio di doppia. Cosa significa libertà da? Significa potere di. Per cui la proposizione è questa: noi vogliamo la libertà da la dittatura della maggioranza, cioè noi vogliamo la dittatura della libertà dal potere della democrazia, ma ribaltato nel suo senso vero, questa libertà, noi vogliamo il potere di limitare la libertà della maggioranza, cioè noi vogliamo il potere di limitare la democrazia. Questo è il neoliberismo, o meglio, questo è il liberismo allo stato iniziale. Questa è un'estrema semplificazione, si può discutere di questo, ed è nel neoliberismo nasce come formulazione: dobbiamo ripristinare questa limitazione della democrazia attraverso delle strategie che tengano conto che gli stati nel frattempo hanno adottato costituzioni e legislazione di tipo sociale, cioè di allargamento del potere
politico e quindi di socializzazione del potere economico in senso ridistributivo. Spero non averla fatta troppo complicata, ma la solidarietà di classe che in questa maniera è affermata è oggi solidissima. Se voi seguite il mio blog vedrete come ho evidenziato negli ultimi tempi tutte le uscite che hanno fatto ad esempio Mario Monti con il Bruggen Institute o Draghi insieme alla Lagarde e tutte sostanzialmente confermano schemi neoliberisti tenendo conto dell'esigenza di fare delle concessioni. Senza elaborare troppo su questo, rimane dunque evidente che il nodo pregiudiziale è il presunto, è mutabile questo equilibrio, perché se non è mutabile questo equilibrio, non è mutabile il quadro istituzionale, cioè, ad esempio, i trattati europei non sono realisticamente mutabili. È vero che è così? Sì, è vero che è così. Non è possibile negarlo. Considerate soltanto una cosa. Mutare il quadro europeo per rendere sostenibile la moneta unica significa fare il famoso governo federale dei trasferimenti che ha dei costi altissimi, sapete, misurati per difetto e sono inaccettabili dalla Germania, ma questo sarebbe il meno perché sarebbe un mero calcolo economico, dovrebbe dare 8-10 punti del PIL di trasferimenti agli altri paesi. Ma non è questo il punto è che io ho riportato varie volte ciò che sta negli atti delle istituzioni europee, e cioè che in base alla sentenza che la Corte Costituzionale tedesca ha fatto di interpretazione del Trattato di Lisbona, infatti si chiama Lisbon Urteil, è riaffermato che non è consentito alla Germania di aderire a uno Stato federale europeo, perché questo Stato viene considerato totalmente inaffidabile sul piano della democrazia e sul piano della praticabilità di un processo normativo effettivamente rappresentativo in senso democratico, perché loro considerano il Parlamento rappresentativo degli interessi nazionali e le elezioni europee esclusivamente capaci di produrre interessi settoriali nazionali, quindi loro considerano irrealizzabile questo e di conseguenza pongono un firewall protettivo nel dire che quindi oltre il livello di unione, confederazione, associazione fra stati sovrani non si possa arrivare. A questo punto mi potrei anche fermarmi qua perché ho esaurito il mio tempo e semplicemente mi limito a dire che se il quadro istituzionale non è mutabile, con molto rammarico vi devo dire che la prospettiva di una fine dell'Europa perché non funziona potrà essere pure assunta come tendenza, cioè traspare da quello che sta accadendo in questi giorni, ma la possono portare molto molto a lungo avanti, e la possono portare molto a lungo in avanti perché poi all'origine il mercatismo libero scambista che è fin dagli anni 40 alla base, il motore della costruzione europea, è voluto dagli americani. Gli americani per i paesi come l'Italia, quelli famosi delle costituzioni antifasciste, hanno un disegno che è facilissimo riscontrare in ogni dichiarazione, in ogni documento che proviene dalle loro fonti, diciamo, di amministrazione presidenziale, dagli ambasciatori. Ritengono che l'Italia è un paese di riottosi, comunistoidi, scioperanti, che vanno disciplinati fino in fondo. Per disciplinarli fino in fondo bisogna porli a contatto definitivamente e irreversibilmente con la durezza del vivere, in modo da insegnargli a essere uomini, perché noi siamo latini, non siamo veramente uomini, e quindi finché non verrà completamente distrutta ogni traccia costituzionale, legislativa e ordinamentale di tutela del lavoro e non verrà privatizzato, prima smantellato del tutto e privatizzato ogni traccia di welfare, loro non si fermeranno. Quindi, in crisi o non in crisi, questo accordo di classe oligarchica sovranazionale, questa governance globale, ritiene che il disegno per l'Italia sia questo. E non è, forse si potrà discutere della fine della moneta unica nel momento stesso in cui sarà realizzato fino in fondo questo che è il programma riservato all'Italia.
Grazie. Ringraziamo.